Finalmente andiamo un po' al sud, andiamo all'Arenella a Napoli per entrare nella farmacia De Tommasis e abbiamo in collegamento la dottoressa Matilde De Tommasis per parlarci di insonnia, panico e stress. Buongiorno dottoressa De Tommasis, bentornata a Colazione Farmacia. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, so che stiamo diventando sempre di più, no? Ecco, sì, assolutamente sì, infatti fortunatamente sì, e quindi diamo il buongiorno appunto da Napoli con questo profumo di caffè a tutti i nostri ascoltatori. E, dottoressa De Tommasis, dunque, parliamo di insonnia, panico e stress, è una condizione quella dell'insonnia che un po' tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato, ma bisogna partire da un punto fermo e da una domanda sicuramente interessante, perché non si dorme? Allora, questo diciamo che è un argomento molto delicato. Consideriamo che tra i primi cinque posti di farmaci che si vendono ci sono appunto gli ipnoinducenti, cioè i farmaci che aiutano a dormire. Prima di tutto dobbiamo dire che il nostro corpo lo possiamo paragonare, se vogliamo fare appunto un paragone dei nostri giorni, a un telefonino. Nel senso che come noi mettiamo il telefonino in carica dopo la nostra giornata, anche il corpo, anche il nostro corpo ha bisogno di essere ricaricato. Nel senso che proprio attraverso il sonno noi ci ricarichiamo, il sonno è rigeneratore. Ora comunque il sonno è un qualcosa di molto soggettivo, cioè nel senso che non tutti quanti siamo uguali e abbiamo bisogno di dormire chi 6 ore, chi 8 ore, chi 5 ore per essere ricaricati, ma bisogna dormire, questa è una cosa molto molto importante. Ci sono comunque molte persone che non riescono, cioè un disturbo del sonno è appunto l'insonnia. L'insonnia che può essere di tipo iniziale se sono po pochi giorni nei quali non si dorme, può essere di tipo centrale se per esempio ci si sveglia durante la notte, e poi può essere cronica se invece ci passa molto tempo, molti mesi, cioè, molta parte della vita nel non dormire. E questa è una cosa che appunto è un argomento molto molto delicato, perché il non dormire logicamente non ci fa affrontare poi il resto della giornata in un certo modo, ma poi soprattutto si entra in un loop, nel senso che si ha paura di rimettersi a letto e di non dormire, e tutto questo crea un circolo vizioso di stati di ansia per cui la persona è agitata, non arriva quindi al sonno in modo rilassato. Bisogna anche considerare che comunque ci sono delle regole, delle buone regole da seguire per avere un sonno, un buon sonno, appunto igiene del sonno, e bisogna andare a letto soltanto quando appunto si deve andare a letto e non stare a letto a mangiare oppure a guardare la televisione. Cercare comunque di rispettare gli orari, cioè nel senso di andare più o meno a letto sempre negli stessi orari. Nelle ore serali bisogna cercare di fare un pasto abbastanza leggero. Io per esempio personalmente consiglio un piatto di pasta che aiuta a conciliare il sonno. Non bisognerebbe bere alcolici, non bisognerebbe fumare, quindi inserire alimenti nervini che comunque portano, diciamo, uno stato di eccitazione, e cercare appunto di rispettare, come ho detto prima, anche gli orari. Ora, se per esempio durante la notte ci si sveglia, se passano più di 20 minuti bisogna alzarsi dal letto, bisogna alzare, fare qualcosa, o leggere, oppure fare una tisana, o anche cambiare stanza. Infine poi esistono anche delle tecniche di training a poggio, no? Che comunque sono quelle migliori, perché comunque ci distraggono da quest'ansia del non riuscire a dormire. Però, ripeto, questo è un argomento molto delicato, perché il sonno è il nostro rigeneratore. Ecco, è il nostro rigeneratore, sicuramente importantissimo, dormire, dormire bene, dormire le giuste ore di cui ognuno di noi ha bisogno, e per rigenerarci, affrontare le sfide, della giornata nel miglior modo Certo, possibile. certo, E per far questo, certo, per riuscire ad addormentarci, per sconfiggere l'insonnia, ci può aiutare anche la fitoterapia? Allora, sicuramente la fitoterapia ci può aiutare. Io dico sempre che prima di chiedere al medico qualcosa per dormire, certo, allora attenzione, perché comunque noi stiamo parlando di insonnia. Poi esistono casi in cui è più seria
la situazione dello stato di ansia, di panico, perché comunque appunto esistono delle patologie ben specifiche, lì in quella circostanza abbiamo bisogno di determinati tipi di farmaci. Dicevo che prima di andare dal medico di passare in farmacia e chiedere un consiglio sulla fitoterapia, che può darci una valida mano. Esistono delle piante che comunque ci aiutano a superare gli stati di ansia, che ci aiutano, che possono essere introducenti per esempio nello stato di ansia, sono molto valide la valeriana, la passiflora, oppure anche il biancospino. La valeriana agisce più sull'ansia, mentre la passiflora e il biancospino agiscono più per esempio sull'angoscia. Oppure un'altra bellissima pianta è il luppolo che può essere usato soprattutto per una tensione mentale, quindi le persone che hanno molti pensieri, perché comunque appunto il lavoro, oppure ci sono per esempio persone che cambiano, stanno facendo un cambiamento di vita, quindi questo li porta a mettersi nel letto e a rimuginare, e il luppolo è comunque per esempio indicato sugli stati ansiosi mentali. Oppure ci sono persone che comunque per esempio hanno bisogno di melissa perché hanno problemi gastrointestinali, quindi la melissa aiuta a coloro appunto che hanno questo stato di ansia, ma che soprattutto è caratterizzata da una nevrosi gastrica. E come al solito è poi l'esperienza del farmacista cercare di capire il soggetto che ha di fronte e cosa di che cosa ha bisogno, perché anche nel caso, per dire, delle benzodiazepine, anche in quel caso c'è il bravo medico che capisce qual è la motivazione per cui c'è l'insonnia, e quindi dà diazepam piuttosto che prazolam, piuttosto che altri tipi di benzodiazepine. E in questo caso, nella fisioterapia, anche noi dobbiamo essere capaci di capire, diciamo che il nostro mestiere anche di fare psicologia, no? Sì. Perché di fronte abbiamo un soggetto, soprattutto colui che non dorme o che è ansioso, che è un soggetto particolare. Io personalmente, devo dire la verità, sono più gli insuccessi che ho nel cercare di staccare il soggetto dalla benzodiazepina che non successi, perché comunque la persona si deve fidare, deve essere accompagnata per mano, come comunque c'ha lo stato d'ansia prima di andare dal medico e avere un ipnoinducente, così c'ha lo stato di ansia nello staccarsi dall'ipnoinducente. Ricordiamoci che comunque questi farmaci portano anche delle dipendenze. Ah, sì. Dipendenza, dipendere dal latino vuol dire essere attaccato, essere attaccato come una cossa, no? Sì. A questi prodotti, perché comunque, ripeto, come ho detto prima, c'è bisogno di dormire, il nostro corpo ha bisogno di dormire. Ecco, lo chiedo anche per interesse personale, perché sono informazioni sicuramente che possono essere utili per una grande platea di persone, quelle che, di cui stiamo parlando oggi. Sì, troppe, ecco. Biancospino, luppolo, valeriana, passiflora, in che modo possiamo come dire, integrarle tramite tisane? Tramite allora, per esempio il biancospino può essere usato in gocce, sì. Per esempio in una l'acido glicerico, che è il primo stadio dopo la tintura madre. Sì. Consideriamo che il biancospino aiuta soprattutto le persone ansiose, quelle che arrivano a uno stato tachicardico, per cui il biancospino rallenta il battito cardiaco e ci rimette in sesto se siamo sotto uno stato d'ansia. Sì. Per dire, c'è un altro prodotto che a me piace moltissimo, che è la teanina, da non confondere con la teina, che è sempre contenuta nel caffè verde, nel tè verde. O nel tè, sì. Ma è un aminoacido che supera la barriera ematoencefalica e riesce a dare uno stato di benessere e di rilassamento. Io per esempio consiglio, sì, quando si è decisi, si è convinti di volersi staccare dalle benzodiazepine, di incominciare di giorno a prendere teanina, per poi per esempio la sera usare della passiflora. E deve essere logicamente un distacco graduale, noi non possiamo assolutamente togliere la benzodiazepina d'amblè, no? Ma no, deve infatti essere un accompagnamento, deve essere un passaggio graduale. Quindi, come al solito, cercare di parlare con
la persona che, diciamo tra virgolette, ci chiede aiuto o che comunque è aperta a un discorso di fare un cambiamento, perché attenzione, non è così facile, si ha talmente paura di non dormire, si ha talmente paura di essere in uno stato ansioso, sì, che ripeto, come ho detto prima, è difficile riuscire a staccare le persone dal farmaco. Ecco, però si può fare, si può passare dal farmaco alla fitoterapia. Però si può fare. Per esempio un grosso aiuto, sì, se lo possono dare anche i fiori di Bach, la floriterapia, uh-huh, ma questo è ancora più complicato, perché comunque tutti quanti più o meno sappiamo che i fiori di Bach sono 38 e a secondo, diciamo, del fiore noi lo possiamo consigliare a secondo di uno stato d'animo, quindi sì, dovremmo cercare di capire qual è lo stato d'animo, dare il fiore opportuno che aiuta in quello stato d'animo, per poi, diciamo, cercare di, è un po' come un discorso di un drogato, no? È un po' la stessa cosa, piano piano di portarlo a lasciare, ad abbandonare il farmaco, inserendo il fiore oppure le gocce di passiflora, di acespino o la tilina, e vedere come va. Cioè, bisogna provare, poi se non ci riesce almeno abbiamo fatto un tentativo. Chiaro, così. Quindi ci sono tante piante che possono aiutarci nel caso in cui sperimentassimo l'insonnia con panico e stress. Abbiamo un grande aiuto anche dalla fitoterapia e oggi abbiamo dato... Sì, anche per esempio la grifonia, no? Sì. È una pianta che induce, è in grado di provocare un sonno fisiologico con un risveglio abbastanza rapido e senza conseguenze. La grifonia, per esempio, la si trova in capsule, un paio di capsule di grifonia prima di addormentarsi può essere un valido aiuto nell'indurre il sonno. Ripeto, come ho detto prima, anche le gocce di passiflora, le gocce di biancospino. Io sono del parere che comunque bisogna durante il giorno prepararsi con, appunto, per dire, come ho detto prima, la tianina, si può prendere per una preparazione, e la sera per esempio prendere due compresse di valeriana e provare a vedere come va. Tanto comunque le benzodiazepine la stanno, no? Non sì, è che infatti scappano. Per cui si potrebbe avere appunto il coraggio di poter cambiare. Attenzione che lo stato d'ansia non è una cosa negativa, va vissuto come deve essere vissuto, va cercato soprattutto dal soggetto, va capito, no? Qual è la motivazione dello stato d'ansia, bisogna andare a monte. Non, è molto facile, sono ansioso, vado dal medico, mi faccio dare una benzodiazepina, perché comunque siamo tutti quanti, diciamo, sempre molto frettolosi, no? Sì. E invece bisognerebbe cercare di lavorare un poco di più su se stessi. Sono assolutamente d'accordo, ricordiamo, ognuno può avere una necessità diversa, andate in farmacia, nelle farmacie specializzate in fitoterapia, perché troverete dei professionisti che possono dargli una mano e consigliare qui, il prodotto. Siamo qui, esatto, ad accogliervi. Infatti, dottoressa De Tommasis, allora la lascio al suo lavoro, così potrà accogliere gli utenti della farmacia che vorranno acquistare qualche prodotto per l'insonnia, per sconfiggere l'insonnia. Io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi, le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Alla prossima, alla grazie. Prossima.